Salve a tutti! Oggi in questo video vi presenteremo le 10 automobili di produzione più costose al mondo. Fate attenzione al fatto che nella lista sono incluse soltanto le automobili attualmente in produzione. Vetture speciali uniche e automobili vendute all'asta non sono considerate in questa lista. Iniziamo! Alla decima posizione troviamo la SSC Tuatara con un costo stimato di 1,5 a 1,8 milioni di dollari. La SSC Tuatara è un'automobile sportiva americana prodotta dalla SSC North America. La produzione della vettura è iniziata nel 2019 e dichiara una velocità massima di 483 km orari. Alla nona posizione troviamo la Fener Supersport con un prezzo di 1,6 milioni di dollari. La Fener Supersport è un'auto sportiva libanese prodotta dalla W Motors, un'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti. Il produttore dichiara una velocità massima di 394 km orari. All'ottavo posto c'è la Hennessy Venom F5, con un costo di 1,7 milioni di dollari. La Hennessy Venom F5 è un'auto sportiva ad alte prestazioni americana con una velocità massima dichiarata di 484 km orari. La Hennessy prevede di produrre solo 24 unità della Venom F5. Alla settima posizione troviamo la Zenvo TS1 con un prezzo di 1,9 milioni di dollari. La Zenvo TS1 è un'auto sportiva danese, prodotta dalla Zenvo. La produzione della TS1 è iniziata nel 2016 e Zenvo dichiara una velocità massima elettronicamente limitata a 375 km orari. Alla sesta posizione c'è la Koenigsegg Regera con un prezzo di 2,1 milioni di dollari. La Koenigsegg Regera è un'auto sportiva GT ibrida plug-in a produzione limitata prodotta dalla Koenigsegg. La Regera ha una velocità massima elettronicamente limitata di 410 km orari e ne saranno prodotte solo 80 unità. Alla quinta posizione c'è la Koenigsegg Jesko con un costo di 3 milioni di dollari. La Koenigsegg Jesko è un'auto sportiva a motore centrale prodotta dalla Koenigsegg. Il nome Jesko è un omaggio al padre del fondatore dell'azienda, Jesko von Koenigsegg. La produzione della Jesko sarà limitata a 125 unità e l'auto ha una velocità massima dichiarata di 483 km orari. Alla quarta posizione troviamo l'Aston Martin Valkyrie con un prezzo di 3,2 milioni di dollari. L'Aston Martin Valkyrie è un'auto sportiva ibrida a produzione limitata costruita in collaborazione tra l'azienda britannica Aston Martin, la Red Bull Racing e diversi altri produttori. L'Aston Martin Valkyrie è un'auto orientata alla pista, ma completamente utilizzabile e divertente anche come auto stradale. I produttori dell'auto affermano il titolo di auto legalmente più veloce al mondo. La produzione è limitata a soli 150 esemplari e l'Aston Martin Valkyrie dichiara una velocità massima di 402 km orari. Alla terza posizione c'è la Bugatti Chiron Sport, con un prezzo di 3,4 milioni di dollari statunitensi. La Bugatti Chiron Sport è un'auto sportiva francese a motore centrale e due posti sviluppata dalla Bugatti Automobiles. La velocità massima della Chiron è limitata elettronicamente a 420 km orari. Alla seconda posizione troviamo la Pagani Huayra Roadster BC con un costo di 3,5 milioni di dollari statunitensi. La Pagani Huayra Roadster BC è un'auto sportiva italiana a motore centrale prodotta dalla Pagani. La Huayra ha una velocità massima di circa 383 km orari e la produzione del Roadster BC sarà limitata a soli 40 esemplari. Alla prima posizione c'è la Lamborghini Sian FKP 37 con un prezzo di 3,6 milioni di dollari statunitensi. La Lamborghini Sian FKP 37 è un'auto sportiva ibrida a motore centrale prodotta dalla Lamborghini. Presentata online il 3 settembre 2019, la Sian è il primo veicolo ibrido prodotto dalla Lamborghini. L'auto raggiunge una velocità massima elettronicamente limitata di 350 km orari e la produzione sarà limitata a 63 unità. Grazie per aver guardato.